Allora, siamo qui con Alberto Perino, sempre nella giornata di manifestazione per la difesa dell'ospedale di Susa. Allora, Alberto, qui siamo a un vecchio discorso che continua a protrarsi. Investimenti o presunti investimenti o soldi che forse non arriveranno mai sulla Torino-Lione, e poi si tolgono le risorse all'ospedale di Susa, alla sanità in valle. Come la vedi tu come movimento NoTav? Che sensazioni hai? Che cosa stanno combinando? Niente di nuovo sotto il sole. Cioè, bisogna togliere ai poveri per dare ai ricchi. È tutta gente che ha letto molto bene il Vangelo e quindi lo applica alla lettera. A chi più ha più sarà dato e a chi meno ha sarà tolto anche quel poco, e questo con la benedizione di tutti, capite? Quindi noi sprechiamo i soldi con la CMC, le grandi opere, i ladri vari e tutto il resto, e in compenso chiudiamo gli ospedali, chiudiamo la sanità, chiudiamo le scuole, chiudiamo l'assistenza, chiudiamo il welfare. Ecco, questa cosa qui che purtroppo lo Stato sociale lo stanno smantellando alla grande con le ruspe che dovrebbero fare le grandi opere. Si parlava, tra l'altro i giornali ne hanno parlato, le ultime dichiarazioni rilasciate dal direttore generale dell'ASL in condivisione con l'assessorato regionale, parlavano appunto di un potenziamento dell'ortopedia, parlavano addirittura di un polo di eccellenza. Allora mi chiedo, e tra l'altro gli ho anche fatto presente, gli ho chiesto all'assessore ieri in commissione sanità, se diventerà un polo di eccellenza non può rimanere una struttura semplice, ma deve diventare una struttura complessa, avere un primario presente, quindi non un primario a scavalco, perché attualmente non c'è un primario qua a Susa, ma il primario è a Rivoli e quindi si occupa di entrambe le strutture, Rivoli e Susa. Quindi è necessario avere la presenza di un primario e incrementare i posti letto, e incrementare e potenziare questo servizio non soltanto perché siamo ai piedi di una valle dove ci sono i più importanti comprensori sciistici, perché è un servizio che deve essere usufruito solo dai turisti, dai villeggianti, ma è un servizio che deve essere usufruito in primis dai cittadini della valle, i quali ci vivono, ci abitano e hanno pienamente diritto di poter usufruire del servizio. Ripeto, devo vedere ancora la delibera in tutti i suoi aspetti, perché uno dei problemi più grossi era la classificazione della Valle di Susa come area disagiata, quindi di fatto la declassificazione dell'ospedale. Se ha scritto questo nella delibera, lo consideriamo successo. Se ha scritto che mantiene l'ospedale di Susa così com'è, ad eccezione del punto nascita, e fa ritornare i 20 posti di letto da Vigliana, diciamo che nella critica che si può fare al dispositivo in generale, questo può essere considerato comunque un successo relativo. Adesso vediamo di vederla e di esaminarla proprio in tutti i suoi aspetti, perché al di là del mantenere la definizione c'è un ragionamento di personale, di primari, di anche di investimenti, non solo sulla struttura.